e grazie per aver accolto così numerosi l'invito a questa serata. Saluto gli ospiti del tavolo, Giovanni Impastato, la dottoressa Antonella Ruggeri, la preside dell'Istituto Fortunato Unione di Culture, il sindaco e l'avvocato Mario Di Mitto e il nostro vescovo Monsignor Ciro Fanelli. Grazie a tutti voi. Ho il piacere questa sera, come referente di Libera del presidio del Vulture Alto Bradano e Libera Basilicata, di coordinare e introdurre al tema di questa serata. Come vedete, il tema, il titolo che abbiamo voluto dare all'evento di questa sera è Custodi di Memoria. E la memoria è un tema particolarmente caro a Libera, ma non solo, è caro a tutti quanti noi. E la memoria è ciò che consente al tempo di rivivere, è ciò che consente alla testimonianza di non passare. È ciò che ci fa rivivere i volti, le testimonianze di quanti nel tempo hanno espresso la loro vita. E quindi essere custodi di memoria è un impegno per tutti quanti noi. Custodire la memoria è impegno nel percorrere quelli che sono i momenti fondamentali del nostro essere persone civili, costruire percorsi di giustizia, difendere i più deboli, costruire percorsi di pace. Quindi la memoria è tutto questo e siamo felici, insomma, di poterlo raccontare tutti insieme qui questa sera. E dico il mio grazie alla preside dei licei di Fortunato di Rio Nero, perché grazie all'impegno della preside, grazie all'impegno di Franca Mercurio, che siamo qui questa sera, perché è la scuola che ha patrocinato questo evento, ha fatto sì che questa sera potessimo essere qua e Giovanni potesse essere ospite qui insieme a noi. L'Istituto Fortunato sono anni che è impegnato in progetti di promozione per la legalità, progetti per i quali i ragazzi vengono costantemente impegnati in approfondimenti, in momenti di confronto su quelli che sono i temi della legalità, delle mafie, la giustizia riparativa, la corruzione. E voglio ricordare un evento particolare che abbiamo vissuto nel mese di marzo, il 3 marzo, al Tribunale di Potenza. È stato presentato il sondaggio promosso da Libera Basilicata e in collaborazione con il Dipartimento degli Studi Sociali dell'Università di Napoli, vi leggo esattamente, le mappe della illegalità in Basilicata, criminalità e corruzione nel vissuto giovanile. In questo sondaggio sono stati coinvolti i giovani delle scuole superiori della provincia di Potenza e anche i ragazzi dell'Istituto Fortunato. I risultati, preside, il prossimo anno li presenteremo, perché ci sono aspetti che vanno assolutamente approfonditi e indagati. Bene, io le do la parola. Buonasera a tutti. Il mio sarà un semplice saluto e un augurio di buonasera a tutti voi. La professoressa Lamprese ha già introdotto benissimo quello che è stato l'obiettivo, la finalità di queste due giornate. La nostra scuola da tempo è impegnata, quindi promuove progetti di educazione alla legalità nell'ambito dell'insegnamento di cittadinanza e Costituzione, finalizza molti interventi alla promozione e al raggiungimento di alcuni obiettivi fondamentali, alcune, diciamo, conoscenze e abilità che i ragazzi dovrebbero possedere, ma io non parlerei neanche di conoscenze e abilità, ma di costumi di vita. Quindi promuovere una cittadinanza attiva credo che sia uno degli obiettivi prioritari che la scuola deve porre a fondamento del suo operato. Non può esimersi dal fare tutto questo.
e nell'ambito delle attività programmate nel nostro TOF abbiamo previsto degli incontri, tra cui l'incontro con Giovanni Impastato. È un incontro programmato già da qualche mese e grazie all'impegno di alcuni docenti, soprattutto di alcuni docenti che hanno promosso questo incontro, Franca Mercurio ha trovato i contatti, ha fatto in modo che il professor Impastato potesse essere contattato, e devo dire che la sua disponibilità immediata è stata da noi molto apprezzata. Il professor Impastato, appena contattato, ha dato subito il suo sì, e quel sì per noi è significato molto, perché denota la sua grande sensibilità e la voglia di arrivare tra i giovani per portare la sua esperienza di vita. Ieri infatti a scuola c'è stato un incontro con i soli ragazzi, con i ragazzi del biennio, e devo dirvi, gli incontri nel mio percorso lavorativo ne ho visti tanti, ma quello di ieri pomeriggio mi ha particolarmente colpito. È un apprezzamento forte ai nostri giovani va dato. Erano ragazzi di prima e seconda, era con noi anche presente il sindaco, ragazzi di prima e seconda liceo, che avevano letto e approfondito il contenuto del libro con i loro insegnanti. Per un'ora e tre quarti l'atrio del campus è stato dominato dal silenzio e dalla partecipazione di questi ragazzi, dal coinvolgimento di questi ragazzi, e per me è stata una testimonianza molto forte, perché spesso si parla male dei giovani, dicendo che i giovani sono vuoti, i giovani non hanno finalità, non hanno obiettivi, non hanno voglia di far nulla, ma non è proprio così. I giovani vanno soprattutto coinvolti, opportunamente coinvolti, e oltre che essere coinvolti hanno bisogno della nostra testimonianza di vita, perché parlar bene e razzolar male, come si dice volgarmente, non porta da nessuna parte. E l'incontro di ieri pomeriggio per la scuola, per il Fortunato, e dicevo anche nel contesto, dicevo al sindaco, per la comunità di Rionero è stato un grosso momento di arricchimento per i nostri giovani, che sicuramente porteranno a casa una delle esperienze più belle e più formative che la scuola ha potuto dare, grazie all'intervento e alle parole in alcuni momenti molto toccanti del professor Impastato. E qui sento il dovere di ringraziarlo questa sera come comunità scolastica, perché ci sarà il sindaco a fare tutto il resto, sento il dovere di ringraziarla, professor Impastato, perché la sua testimonianza, il suo raccontare, il suo entrare anche in situazioni per lei molto molto dolorose, per noi ha significato un grosso racconto, almeno insomma per me, ma sono sicura anche per tutti coloro che erano con me ieri sera, un grande racconto di vita che porteremo come esempio, porteremo anche come ricordo favorevole, affinché i nostri comportamenti di vita quotidiani possano cambiare e possano in qualche modo incanalarsi in quello che è l'alveo della legalità. Quindi ringrazio veramente di cuore per la sua disponibilità e per l'essere qui questa sera in un paesino della Lucania a testimoniare quello che è stato per lei una grande esperienza di vita. Devo ecco anche dire che questa presenza qui del professor Impastato è costata anche sacrifici, proprio ecco sacrifici, perché domani mattina il professore partirà alle 3:30 domani mattina per ritornare a Palermo, però abbiamo voluto che l'incontro, nelle finalità del nostro obiettivo, c'era quello di fare un incontro a scuola e un incontro aperto alla cittadinanza, cioè uscire dalle mura scolastiche ed entrare in un contesto che non fosse più quello scolastico, ma un contesto diverso come quello appunto di questa sera, e mi fa molto piacere vedere un pubblico numeroso qui pronto ad ascoltarci.
e pur di assecondare le nostre richieste, ha accolto le nostre richieste, sottoponendosi a un sacrificio di non poco conto, perché alle 3:30 domani mattina dovrà ripartire per prendere l'aereo alle 6. Quindi la ringrazio veramente per quello che ha donato, perché per noi è un dono che riceviamo questa sera, ascoltare le sue belle parole e soprattutto le sue testimonianze di vita. Ecco, sì, custodi di memoria, è quello che vorremmo che si aprisse questa sera. Un momento in cui la memoria deve ritornare a rigenerarsi. Quindi grazie all'amministrazione comunale che accoglie sempre favorevolmente le iniziative della scuola, Sua Eccellenza il Vescovo per aver accolto questo invito, e tutti voi e soprattutto i giovani, a loro va il mio ringraziamento per quello che hanno fatto e continuano a fare per tutti noi. Grazie. Grazie ancora Presidente, ringrazio anch'io il Sindaco, e l'amministrazione, Cinzia, Jaschera, Maria Sena e con loro insomma tutta l'amministrazione, perché non fanno mai mancare il loro supporto, non solo da un punto di vista logistico ma soprattutto nella condivisione di idee e percorsi, quindi grazie, questo è molto importante per le associazioni che operano sul territorio. A te la parola. Buonasera a tutti, io ringrazio per i ringraziamenti, ma in realtà i ringraziamenti li devo rivolgere io a nome dell'amministrazione comunale innanzitutto, ma della comunità rionerese, e forse mi permetteranno i colleghi del circondario, a nome della comunità dei Vultri, perché qui vedo molta gente che viene anche da comuni limitrofi e dell'area, come giusto che sia in un'occasione importante come questa, che fa seguito, lo ricordava prima la Presidente, ad un'iniziativa che ieri si è voluta rivolgere unicamente alla popolazione studentesca, una parte della popolazione studentesca, e che però oggi intende aprirsi ad un pubblico più vasto. Quindi sono io a ringraziare l'Associazione Libera, le docenti e la Presidente per aver voluto questi due giorni di eventi, e io sono convinto che non potranno che far bene allo sviluppo anche di una diverse dinamiche anche nelle nostre relazioni e nella nostra proiezione alla costruzione della cosa collettiva, della cosa pubblica, alla costruzione di una comunità fondata su valori declinati in maniera diversa rispetto a quelli che talvolta limitano fortemente anche i nostri processi e percorsi di sviluppo. E sono contento di poterlo fare in una occasione nella quale noi abbiamo l'onore di ospitare Giovanni Impastato. Giovanni Impastato che ha vissuto una vita che è di per sé testimonianza, e che non è neanche testimonianza indiretta, perché è una testimonianza diretta che attraverso la figura di Peppino Impastato, attraverso la figura del fratello, prova a mantenere vivo quello che era l'entusiasmo, la passione civile e politica che animò quegli anni in cui poi trovò la morte per essere stato assassinato Peppino Impastato. E la figura di Peppino Impastato tuttavia ci consente di affrontare il tema della legalità, ma non solo il tema della legalità, perché Peppino Impastato è stato tante cose nella nostra nazione. È stata una figura, lo ricordavo ieri a Giovanni Impastato, quelli della mia generazione l'hanno scoperto grazie al film di Marco Tullio Giordano, l'hanno scoperto per esempio anche qui in Basilicata, di cui era arrivato pochissimo, perché pochissimo era arrivato in tante altre parti del resto dell'Italia, però quel messaggio veicolato con quel mezzo così potente che apriva uno squarcio su un'esistenza di cui molti di noi erano totalmente all'oscuro, ha aperto, io ne sono convinto, anche tanti percorsi, ha cambiato anche le vite di tanti giovani. E se io oggi vedo qui in platea anche generazioni diverse, e non solo i ragazzi delle scuole, ma vedo anche tutta la generazione che ha vissuto quella fase, e io mi ricordo per esempio anche tutte le manifestazioni studentesche e anche tutte le manifestazioni successive che utilizzavano il vessillo di Peppino Impastato, perché era un messaggio di libertà innanzitutto, ed era anche un messaggio di coraggio,
perché quello che testimonia più di ogni altra cosa è certamente la lotta alla mafia, ma è certamente qualcosa anche di più importante, che è la capacità di trasferire ad una passione, alla passione per qualcosa che non riguarda se stessi o unicamente se stessi, ma che riguarda gli altri, che riguarda lo sviluppo di una collettività, lo sviluppo di una comunità, anche di fronte a delle difficoltà che sono rappresentate da degli schemi consolidati che venivano raccontati come immodificabili, imperturbabili, come poteva essere nella Sicilia di quegli anni. Il coraggio e la passione di capire che quello schema può essere sovvertito, quello schema può essere demolito progressivamente, quello schema può essere trasformato. E se tutto questo poteva essere un po' più semplice nella Milano del 68, degli anni a seguire, è chiaro che era molto più complicato nella Cinisi degli anni 60 e 70, perché lì era probabilmente d'uso comune l'idea o le frasi o anche questo retaggio che noi ogni tanto ci portiamo dietro di dire: ma chi te la fa fare sostanzialmente? Chi te la fa fare a prenderti qualcosa che rischia di sconvolgere la tua vita e che in realtà probabilmente non porta a te un interesse immediato e diretto? Ed è lì, io penso, che noi dovremmo ritornare: a chi te lo fa fare, in una fase, in una società nella quale sono sempre meno le occasioni, i momenti dell'impegno collettivo e di comunità, e in cui spesso sfugge proprio il senso dell'impegno comune, perché si ritiene prioritario un impegno individuale. La figura di Peppino è passato spicca come la figura di un gigante che non arretra rispetto anche al rischio di cui aveva Giovanni, penso, piena consapevolezza, perché chiunque affronta la battaglia e la affronta con quel livello di passione contro un'organizzazione che ha delle regole precise e che quindi a delle provocazioni risponde con alcune reazioni, Peppino in passato sapeva benissimo il rischio che stava correndo, sapeva anche che non avrebbe mai potuto cedere di un millimetro, perché soltanto quello avrebbe significato far crollare tutto il castello di entusiasmo, di costruzione, di convinzioni, di idee, di lotte, di organizzazione che nel frattempo era stata messa in campo. E io penso per questo che sia, non come giustamente ci ricordava ieri Giovanni Impastato, non definiamolo, non consideriamolo come un eroe, perché spesso agli eroi si pensa con dei tratti diversi. Era un cittadino animato da grandissima passione, un ragazzo da grandissima voglia di cambiare, che ha dedicato la sua esistenza a provare, a tentare di modificare ciò che si riteneva immodificabile, e che se a distanza di quasi 50 anni noi siamo qui a parlarne con una sala così gremita e con l'attenzione dei ragazzi di 15 e 16 anni a cui alludeva prima la preside, vuol dire che quel messaggio non solo è passato, ma che quel messaggio continua a camminare, continua a vivere all'interno delle persone che hanno guardato a quella storia con grandissima ammirazione, anche qualche volta con l'incertezza di chi sa che quello è un esempio che rischia di diventare un esempio quasi ineguagliabile, perché per la potenza che ha avuto, e che però può essere tranquillamente, deve essere fonte di ispirazione di tutti quanti noi, dei giovani in particolare, certo che dei giovani in particolare, perché Impastato è quello, è impegno di passione politica, è impegno politico di campo, è impegno convinto nella riorganizzazione anche di dinamiche che producevano ingiustizie e che quindi andavano rimosse perché producevano ingiustizie, ma è anche impegno di pacifismo, è anche impegno di lotta alla guerra, perché combattere la mafia senza avere una proiezione di disobbedienza civile, di pacifismo vero, radicato, studiato e ragionato, come era quello di Peppino Impastato, rischia di essere una declamazione vuota. Invece in Impastato ne troviamo anche tutto questo, per cui io penso che sia un personaggio che consente a noi di svolgere una riflessione a tutto tondo e che soprattutto può darci anche la spinta, la forza e il coraggio per credere che non va mai abbandonata la nostra proiezione
al bene di tutti, al bene comune, e che provare a farlo produce risultati sempre e comunque, e li produce anche in maniera duratura, anche quando può sembrare che così non è, ma in realtà serpeggiano, poi sedimentano costruzioni che nel corso degli anni aiutano tanti altri. Peppino in passato aiuta tutt'oggi tanti giovanissimi che si affacciano con timore e paura alla vita adulta, e io penso che questo sia un grandissimo esempio di uomo e di uomo innanzitutto, e che per questo vada onorata quella memoria, perché quella memoria ci aiuta ad onorare il presente. In questo va rivolto il nostro più sentito e affettuoso ringraziamento a Giovanni Impastato per quello che quotidianamente fa da tantissimi anni. Grazie Sindaco per queste belle parole. E siamo arrivati al momento clou del nostro incontro. Arriviamo a te Giovanni. E noi ovviamente siamo felicissimi, è già stato detto, della tua presenza qui con noi. Peppino per noi tutti non è un ricordo, ma è una presenza. È una presenza che stimola, che ispira, che ci guida. E in modo particolare, ecco, la sua storia, ma la storia di tutta la tua famiglia, non si conclude con il suo omicidio, ma c'è un prima che noi abbiamo imparato a conoscere e che stasera approfondiremo attraverso anche le tue parole, e poi c'è un dopo che ci accompagna costantemente nel nostro quotidiano. E Peppino per noi è una testimonianza viva, e questo penso che possa essere motivo di grande felicità anche per te e la tua famiglia. Quindi grazie ancora per essere qui presente in mezzo a noi. E prima di darti la parola, due ragazzi del liceo artistico ci offriranno un momento musicale, una canzone, I 100 passi, che è una canzone simbolo. Quindi ragazzi, venite pure qui. Camminare siamo a cantare.
una storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. Giovanni, a te la parola adesso. Bene, allora ci alziamo perché dobbiamo raggiungere un po' tutti. Bene, allora io come prima cosa vi ringrazio per questo invito rivoltomi come Giovanni Impastato, come fratello di Peppino Impastato. Cioè ringrazio tutti voi per essere presenti, per la pazienza di ascoltarmi, ringrazio il sindaco, il vescovo, l'associazione libera, la scuola, la dirigente scolastica, io penso di non avere dimenticato nessuno. Bene, io non mi è stata posta una domanda specifica, non vorrei assumere il tono del comizio, perché di solito le conferenze, la presentazione dei libri a domanda e risposta. Però questo non significa nulla, significa che noi possiamo non solo parlare del libro, ma parlare di tutta una serie di cose che sono venute fuori soprattutto dall'intervento che ha fatto poco fa il sindaco. Il sindaco ha parlato di pace, se non sbaglio, di disobbedienza civile, di impegno sociale, di impegno culturale, ma ha parlato pure di memoria. Ecco, io credo che queste cose sono importanti se noi dobbiamo porci seriamente un problema che non è soltanto l'impegno di lotta contro la mafia che è diventato quasi uno stereotipo. Mi scuso con le persone che continuano a lottare, per carità, pure io continuo a lottare, però dobbiamo porci un problema molto serio che è quello della sconfitta della mafia. Ecco, ce lo dobbiamo porre e dobbiamo soprattutto capire, percepire i motivi perché la mafia non è stata sconfitta. Ecco, dobbiamo sgombrare un altro stereotipo, quello di una mafia invincibile, con delle azioni criminali irraggiungibili. Beh, che è un'associazione criminale, la mafia, non c'è ombra di dubbio, ma che sia invincibile ho tanti dubbi. La mafia non è affatto invincibile, la mafia si può sconfiggere pure in pochissimo tempo, diciamo in poco tempo, non esageriamo, e noi dobbiamo fare, per sconfiggerla dobbiamo fare leva su una cultura mafiosa che credo sia fondamentale, perché non si parla soltanto di un'associazione criminale, ecco, è qualcosa di più, è cultura, è mentalità, è diciamo qualcosa che si è inserita all'interno del nostro tessuto sociale. E io aggiungo un'altra cosa, che è giusto iniziare un po' nelle scuole a dire le cose come stanno, che la mafia non è affatto un antistato, perché da un po' di tempo a questa parte io mi auguro che questa cosa possa essere un po' sminuita. Perché come si fa a dire che la mafia è un antistato? Non lo è affatto. Cioè la mafia è dentro lo Stato, nel cuore dello Stato, per quanto riguarda la realizzazione delle grandi opere pubbliche, per quanto riguarda il sistema degli appalti, per quanto riguarda la gestione del denaro pubblico e soprattutto i rapporti con la politica. Ecco perché è invincibile. Non perché sono marziani che vengono da altri pianeti, come faceva finta di non capire molto il giudice Falcone in quella famosa intervista di Marcel Padovani, quel libro splendido che io vi invito a leggere, Cose di Cosa Nostra, che l'intervistatrice Marcel Padovani faceva una domanda chiara e precisa sulla mafia. Ecco, e Giovanni Falcone, perché il guaio è questo, che purtroppo queste persone li dobbiamo considerare degli eroi,
ecco, l'eroe Falcone che ha tentato di sconfiggere la mafia, che non c'è riuscito, l'eroe così, l'eroe, cioè noi queste persone li dobbiamo considerare dei punti di riferimento e dobbiamo stare molto attenti con gli eroi. Dobbiamo stare molto attenti con le crociere antimafia, voglio dire, con, forse ho sbagliato, non è giusto, con le famose navi dell'antimafia che arrivano a Palermo e poi si devono trovare i soliti ciomboni davanti che gli fanno la romanzina, il discorsetto, capita il ministro degli interni di turno, capita questo, capita quell'altro, addirittura è capitato pure Salvini, cioè pensate un po'. Allora, come possiamo sconfiggerla questa mafia in questo modo? Io credo che sia quasi impossibile e Giovanni Falcone parlava di fenomeni umani, rispondeva alla domanda di questa giornalista e diceva che praticamente parlava di fenomeni umani, ogni storia come ha avuto un inizio aveva una fine, ecco, e faceva riferimento alla mafia perché lui ci credeva nella sconfitta della mafia, così come ci credo io, così come dobbiamo crederci. Ecco, però poi, come accennavo poco fa, faceva il finto tondo, faceva finta di non capire, perché lui capiva tutto, era un grande giudice. Ma questi mafiosi non sono marziani che vengono da altri pianeti, sono uomini in carne ed ossa come lo siamo noi. Ma perché non l'abbiamo sconfitti? Ecco qual era il problema che si poneva Falcone, facendo finta di non capire molto. Però poi aggiungeva un'altra cosa che ritornava a quello che noi stiamo affermando, che la mafia, sono le frasi di Falcone, non di Gramsci o di Che Guevara oppure di Peppino Impastato, magari può già essere da parte citando quelle frasi lì, ma citiamo Falcone, un uomo dello Stato, cioè che praticamente lui sosteneva questo, la mafia ha ucciso i migliori servitori dello Stato che lo Stato non ha voluto e non ha potuto proteggere. Allora, ecco, le cose si chiarigiano, mi sembrano un poco chiare. Giovanni Falcone era un uomo dello Stato. E qualcuno di voi mi può dire, ma come? La mafia ha ucciso Falcone, ha ucciso Borsellino, ha ucciso il generale alla Chiesa, ha ucciso tutta una serie di persone e tu mi vieni a dire che non è un antistato. No, io continuo a insistere perché queste persone che fanno parte dello Stato, delle istituzioni, loro all'interno dell'istituzione dello Stato hanno cercato di bloccare un processo criminale e di accumulazione illegale, per questo sono stati uccisi. Guardate, il processo Borsellino è una farsa, una buffonata, cioè si sono inventati quel processo con falsi testimoni di giustizia per cercare di coprire alcune persone che sono all'interno dello Stato che si sono macchiati di questo crimine. Ecco, dobbiamo essere chiari quando noi andiamo nelle scuole a parlare con i ragazzi, perché facciamo confusione, cioè questo problema non lo risolveremo mai. Ecco, questo per quanto riguarda un po' la mafia antistato. Poi io credo che anche il sindaco ha accennato un po' alla legalità. La dobbiamo smettere, per cortesia. Non se ne può più di questa parola legalità, perché poi dietro questa parola si sono commessi tanti crimini di gente che ha inneggiato alla legalità e che poi è finita in galera perché si è macchiata di crimini. Guardate, a Cinisi, nel mio paese, non voglio andare oltre, un imprenditore Erg, che si chiama Erg, che gestiva, era il direttore, non soltanto il presidente della Camera di Commercio, gestiva anche i servizi della GESAP dell'aeroporto di Punta Raisi e organizzava iniziative con Don Luigi Ciotti, qualche volta ha chiamato pure me, io non ci sono andato, ma non perché non sapevo chi fosse. Organizzava iniziative con Grasso, col procuratore Grasso, dietro le sue spalle aveva la foto di Falcone e Borsellino. Allora che cosa succede? Il pasticcere del mio paese, che si chiama Palazzolo, che è uno dei più famosi, una delle più famose pasticcerie che c'è in Europa, guardate che lui aveva chiesto la proroga della sua postazione all'interno dell'aeroporto di Punta Raisi, che era la pasticceria. Questo signore, il paladino della legalità, lo sapete che cosa ha fatto? Dice, se tu mi porti 150.000 euro, chiaramente nessuno ti toglierà
dal tuo posto dove sei. Ecco, il paladino della legalità. Ma abbiamo avuto la Saputo, quella giudice, come distribuiva i beni confiscati. Guardate, abbiamo avuto Montante. Io non mi sono mai fidato della Confindustria. Per me sono lupi, rimangono sempre lupi. Però tutti eravamo entusiasti, la Confindustria si sta convincendo all'impegno antimafia, all'impegno così, e poi abbiamo avuto il caso di Montante, così come tanti altri casi. Allora, ma la dobbiamo smettere per una volta e per sempre? Se noi non possiamo fare a meno di nominare questa parola legalità, aggiungiamo democratica, costituzionale ed antifascista, che può avere un senso. Ecco, perché se noi andiamo nelle scuole a raccontare la solita barzelletta che la legalità è il rispetto delle leggi, noi non arriveremo mai a concludere nulla, perché legalità non è affatto il rispetto delle leggi. Legalità, più che il rispetto delle leggi, è il rispetto della dignità umana, rispetto dell'uomo che cammina, dell'uomo che pensa. L'uomo che vuole cambiare, perché quando al centro di una legge non c'è l'uomo, non c'è questo rispetto, noi dobbiamo lottare fino in fondo affinché le leggi cambino. Ecco il sindaco che parlava della disobbedienza civile. Ma noi giovani non dobbiamo raccontare la barzelletta della legalità, noi dobbiamo dire ai giovani: vi dovete ribellare contro ogni forma di ingiustizia, contro ogni forma di ingerenza, e lo dovete fare, però dovete studiare, dovete essere critici e vi dovete ribellare, perché se non facciamo questo noi rischiamo di far crescere un'intera generazione legata alla De Filippi, al Grande Fratello, all'Isola dei Famosi, al grande fuoriclasse che fa la bella rovesciata. E ci siamo capiti? No, non è così, non può funzionare in questo modo. Non dobbiamo morire sui libri, non dobbiamo morire sull'impegno, però dobbiamo fare riferimento a questa azione di disobbedienza che è importante. Ritorno a dire: non citiamo Gramsci, non citiamo Che Guevara, non citiamo Peppino, un sacerdote che si chiamava Don Lorenzo Milani, che lui sosteneva una cosa importante: l'obbedienza non è sempre una virtù. Allora, a questo punto, la nostra convinzione si fa reale che la disobbedienza civile è un contributo importante per cercare di mantenere alti quei valori che fanno parte della dignità umana. Ecco, la disobbedienza civile, che è una forma di lotta, di impegno, e noi abbiamo avuto degli esempi. Guardate, negli anni 50, non in Italia, negli Stati Uniti, qualcuno dice sono altri tempi. No, non è vero, non sono altri tempi. Le leggi razziali nel 38 sono state approvate e oggi si ritorna ai decreti sicurezza, e nelle scuole lo dobbiamo dire: decreti sicurezza, buttiamoli nella spazzatura, perché c'è razzismo, c'è fascismo, c'è terrorismo di tutto, e sono stati approvati da qualche governo qualche anno fa, non è che nel 38 sono state approvate le leggi razziali, ma siamo sempre lì. Allora ritorniamo in un altro posto. Negli Stati Uniti, negli anni 50, se non fosse stato per una cameriera nera che si chiamava Rosa Parks, una storia che conosciamo, sto sfondando una porta aperta, ma siccome la memoria è importante ricordiamola, questa cameriera, questa sartina, sale su un pullman e occupa le prime file del pullman. Per legge, alla fermata successiva, si doveva alzare e far posto ai ragazzi bianchi. Quella donna ha detto: no, io non mi alzo perché ho fatto il mio dovere, sono nera ma faccio parte del genere umano, allora io non mi alzo affatto. Sempre per legge, quella povera donna viene buttata giù dal pullman, la massacrano di botte e poi l'arrestano pure. Ecco, però ora passiamo alla disobbedienza civile. Dopo qualche giorno viene fuori lo sciopero che blocca le linee urbane dei pullman. Quello sciopero ha una continuità fino a mettere in crisi le aziende. Non partivano più i pullman.
Ecco, e dopo qualche mese, guardate, nasce quel grande movimento per i diritti civili contro le leggi razziali americane che non si potevano, non si dovevano rispettare, e il leader di quel movimento si chiamava Martin Luther King. Ecco, non era lo stagliere di Arcole, l'eroe inneggiato, era Martin Luther King, così come il Mahatma Gandhi, cioè che praticamente il Mahatma Gandhi, guardate, che con la sua azione di disobbedienza civile, di pacifismo e tutto il resto, sconfigge il colonialismo inglese. Ecco, la Marcia del Sale è stata un'azione di disobbedienza civile. Ecco, allora andiamo a raccontare queste storie ai ragazzi, non confondiamo le idee. Andiamo a raccontare queste storie e dire che la mafia si può sconfiggere, e se la mafia è invincibile, è chiaro, un motivo c'è chi la rende invincibile, per i motivi che io accennavo poco fa. Se poi vogliamo fare un esempio, guardate, perché continuiamo sempre a menarcela sull'antistato, facciamo un esempio: noi in Italia i fenomeni antistati li abbiamo avuto, ce li siamo portati dall'Unità d'Italia e li abbiamo sconfitti tutti. Alcuni con difficoltà, il brigantaggio dell'Ottocento, quello del Novecento, abbiamo sconfitto il banditismo sicolo, quello sardo, non si parla più di Messina, di Giuliano, ormai fenomeni scomparsi. Abbiamo sconfitto il terrorismo altoatesino, per capirci, i fascisti che mettevano le bombe in Alto Adige per l'indipendenza dell'Alto Adige. Abbiamo sconfitto bande di criminali come Pavimonta, Faccia d'Angelo, Cavallero e tutto il resto. Anche le Brigate Rosse ce le siamo portati fino a quella conclusione, perché qualcuno ha voluto così, e perché la mafia non l'abbiamo sconfitta, basta, non ci ritorniamo più. Allora, ritornando un po' alla memoria, e mi fermo, poi vediamo se c'è qualche domanda, qualche altro intervento. Abbiamo affrontato il problema della collocazione della mafia all'interno dello Stato, della legalità, passiamo brevemente alla memoria. Allora, a proposito di mafia invincibile, noi quella mafia a Cinisi, nel nostro territorio, l'abbiamo sconfitta. È chiaro che ancora c'è molto da lavorare sulla cultura mafiosa, lì c'è molto da lavorare sul sistema mafioso, sul modo di ragionare, ci stiamo lavorando pure, però quando dico l'abbiamo sconfitta, grazie al nostro impegno passato sulla parola, sulla disobbedienza civile, sulle idee di Peppino, ecco, ma soprattutto sulla memoria, sul vero senso del termine, perché qualcuno diceva che un paese senza memoria, era Brecht, non può mai avere un futuro, e noi dobbiamo costruire il nostro futuro sulla memoria. E allora Casa Memoria è la nostra casa dove ha vissuto il nostro nucleo familiare e dove si è svolta una parte importante della nostra storia, perché voi la sapete, la nostra era una famiglia di origine mafiosa, e quando si parla e si dice di origine mafiosa non si intende, beh, l'origine, la parola la comprendiamo tutti, non si intende di connivenze, compromissioni, rapporti con la mafia, no, c'era dell'alta mafia all'interno della mia famiglia, cioè della nostra famiglia. Lo zio Cesare Manzella, negli anni 60, 1960, lo scrivo anche nel libro, è stato il capo della cupola, cioè veniva dagli Stati Uniti ed è stato il traghettatore, per capirci, di quella mafia che prima del 1960 tutti gli interessi erano concentrati nelle campagne, mafia agricola, l'abigeato, il furto del bestiame, no? Le acque, le terre, il raccolto, cioè il ricatto agli agrari, il gabellotto, per capirci, che è la figura tipica del mafioso che stava in mezzo agli agrari, ai contadini, che ricattava gli agrari, gli rubava le terre e poi li affidava illegalmente ai contadini, che massacrava e sfruttava i contadini. Questa è la figura del mafioso. Lasciamo restare le leggende metropolitane, un cavaliere che viene non si sa da dove, un altro cavaliere che fonda la 'Ndrangheta, un altro la Camorra, un altro che fonda Cosa Nostra, non è così. La mafia nasce dal feudo, si evolve nella realtà agraria e poi l'altra evoluzione l'abbiamo accennato poco fa. E allora mio zio è stato il traghettatore in questa mafia, dove sposta tutti gli interessi
nelle città e diventa mafia urbana. Quali sono gli interessi? Il traffico della droga, il traffico internazionale dell'eroina, il saccheggiamento del territorio, la speculazione edilizia, il racket, il pizzo, il contrabbando delle sigarette, lo sfruttamento della prostituzione, che poi queste cose vengono delegate a una microcriminalità. Ecco, guardate, questi erano gli interessi della mafia. E quando qualcuno diceva, beh, ora che la mafia si sposta nelle città, sicuramente lì sarà sconfitta, perché lì ci sono le forze dell'ordine, c'è la magistratura, c'è questo e quell'altro. Invece Leonardo Sciascia, che è uno scrittore che voi conoscete, diceva il contrario. Infatti quel libro, Il giorno della civetta, che io vi consiglio, mette in evidenza questo passaggio storico importante. Brevemente torniamo allo zio, questo criminale, questo capo mafia, che era sposato con una sorella di mio padre. Cioè pure mio padre era un mafioso, chiaramente non ha avuto ruoli importanti all'interno di Cosa Nostra, non a livello di Messina Denaro o del cognato di Carlo Badalamenti, però era una persona che, inserita all'interno di Cosa Nostra, vincolata dal giuramento, che si era macchiato di alcuni crimini. Ecco, allora Peppino ha operato questa grande rottura, che abbiamo dato noi continuità, che possiamo considerare storica, perché la sua rottura non avviene solo all'interno del contesto, della società, dell'ambiente dove lui ha vissuto, ma avviene soprattutto all'interno della propria famiglia. Lo ripeto, una famiglia di origine mafiosa. Casa Memoria, ecco, ritorniamo a Casa Memoria che avevamo interrotto, è la nostra casa appunto che noi abbiamo messo a disposizione della società civile, perché noi siamo andati dopo l'esperienza nella tenuta dello zio, che poi viene ucciso nel 1963, lo fanno saltare con un'autobomba. Noi ci trasferiamo nella casa ereditata dai nonni materni, cioè dai genitori di mia madre, dove abitiamo lì. E oggi è diventata Casa Memoria, un museo che ricorda Peppino, che ricorda Felicia, sede della nostra associazione. L'ha voluto mia madre in quel periodo, in quegli anni, e noi abbiamo dato continuità a questa grande esperienza, dove noi andiamo lì e li possiamo toccare con mano. C'è Felicia, mia madre, tutti i suoi reperti, tutto quello che lei ha lasciato, le foto di Peppino, una bella mostra fotografica che ripercorre un po' tutta la sua storia, i suoi libri, ci sono le copie originali dell'idea, le copie originali delle sue poesie scritte a mano, in pratica c'è tutto. Ecco, un presidio di democrazia molto vivente, molto attivo, dove vengono decine e decine di migliaia di studenti, non soltanto studenti, ma di persone di tutta Italia, per vivere questa esperienza. E poi abbiamo il percorso dei 100 passi, a proposito dei 100 passi, che i ragazzi, io li ringrazio pure per il loro contributo, che sono stati bravissimi. Il percorso dei 100 passi, guardate, stiamo un po' attenti, perché per noi non è turismo folklore, ma è stato un modo per ribadire che i 100 passi non sono soltanto il titolo di una canzone di successo oppure di un film di successo. Ci sono canzoni di Carmen Consoli, che ha collaborato con noi, canzoni dei Modena City Ramblers che i ragazzi hanno suonato poco fa, Pippo Pollina. Noi abbiamo voluto ribadire che i 100 passi sono una realtà storica. La distanza fra la nostra casa e la casa del boss Tano Badalamenti, che poi è stato l'immannante dell'assassinio di Peppino, che poi ha sostituito mio zio nelle sue azioni criminali. Ecco, guardate, Peppino lo ha lottato fino in fondo. Ecco il percorso dei 100 passi. La prima frase è quella di mia madre appena si esce: la mafia si sconfigge con la cultura, non con la pistola. Guardate che significativa questa frase. Poi si va avanti e ci sono le frasi dei compagni di Peppino, il ricordo dei compagni morti, perché ci sono compagni che non sono stati uccisi dalla mafia, ma sono morti di morte naturale. Poi abbiamo le frasi tratte dalla trasmissione Onda Pazza, le trasmissioni ironiche dove Peppino prendeva in giro
e i mafiosi. Don Tano Badalamenti diventa il grande capo Tano Seduto, dal capo indiano Tolo Seduto. Il sindaco Geronimo Stefanini, colluso con la mafia, diventa il grande capo. Il grande capo Geronimo, si chiama Gero di Stefano, si chiamava il grande capo Geronimo Stefanini, dal capo indiano Geronimo, e poi prendeva in giro le frasi, le prendeva in giro le riunioni del consiglio comunale, le sacre paesane, c'è tutto lì, Cili si diventa mafiopoli e ci sono queste frasi, poi ci sono altre frasi tratte dalle mostre fotografiche, però queste piece d'inciampo, dove un passo più lungo ce n'è una, non sono tristi come quelli che per esempio ricordano le vittime del nazifascismo a Roma o a Berlino, che io ho visitato, con la croce, con la data di nascita e di morte. Lì non c'è la croce, nemmeno la data di nascita e di morte, ci sono dei disegni con le loro frasi e con il loro nome, Borsellino. Chi vuole sapere quando è nato e quando è morto se lo va a cercare, non è difficile trovarlo. E noi abbiamo dato un senso diverso, non parlerei che sono allegri perché offenderei un po' la storia e la memoria, ma sono vivaci, dove i ragazzi, i bambini leggono, i ragazzi, perché non è finita. C'è le vittime dell'antimafia istituzionale con le loro frasi, le vittime dell'antimafia sociale, quelli che hanno lottato dal basso, che non sono stati pagati per assumere questo ruolo. Poi abbiamo i sacerdoti uccisi dalla mafia, rappresentati da Don Beppe Diana e da Don Pino Puglisi, i giornalisti, qualche frase di qualche poeta attuale, poi si va dall'altro lato, all'altra sponda del lasciato il marciapiede, e ci sono le frasi dei bambini delle scuole elementari, delle scuole medie, le geste eroiche dell'Eneide, dell'Iliade, l'Antigone, e prima di entrare nella casa del Bosso, Gaetano Badalamenti, abbiamo l'Inferno di Dante. Come vedete, un bagno di memoria e di cultura, una cosa importante. Però il bello deve venire ora, è che noi con le chiavi in mano apriamo casa Badalamenti, perché quella casa, in base alla famosa legge 109 sulla confisca dei beni ai mafiosi, la legge che assieme a Libera e a tutte le altre associazioni abbiamo portato avanti, abbiamo fatto approvare, perché lo Stato non ne voleva sentire nulla di approvare questa legge. Io mi ricordo che ho vissuto in pieno quell'esperienza assieme al mio caro amico Luigi Ciotti, abbiamo raccolto, siamo andati in giro in tutta Italia con le carovane antimafia a raccogliere tutte le firme, 1 milione di firme, gliele abbiamo presentato in Parlamento, l'avevamo esteso ai corrotti, loro ci hanno detto no, i corrotti non se ne parla, tenetevi i mafiosi per ora, poi i corrotti, ancora siamo sulla questione dei corrotti, c'è molto da discutere. Ecco, allora con le chiavi in mano entriamo lì dentro, i ragazzi rimangono sorpresi, perché quello è il regno della mafia, quella casa è enorme, è grandissima, dove sempre in base a questa legge è stata confiscata ed affidata a noi, alla nostra associazione Casa Memoria Felice Peppino Impastato, che andiamo a gestire assieme al comune, perché da soli non ce la potevamo fare. C'è una grande biblioteca, ci sono delle sale studio, c'è di tutto, organizziamo iniziative, mosse, e come vedete la sconfitta della mafia è questa. Lì non c'è la famiglia Badalamenti, ma ci siamo noi, c'è la società civile che sta lì, dopo Casa Memoria, ecco Casa Badalamenti. E io, guardate, cioè, i muri di quella casa non possono parlare, a volte rifletto, dico, ma ditemi qualcosa, mi rivolgo ai muri, però siccome non credo ai fantasmi, mi devo arrendere. Ma considerando la potenza criminale di Tano Badalamenti, che era uno dei più grandi criminali del secolo precedente, io lascio immaginare a voi quello che è successo lì dentro. Cioè, qualche strage di mafia è stata decisa, discussa e organizzata lì, qualche omicidio eccellente è stato organizzato lì, l'omicidio di Peppino Impastato, ma soprattutto, guardate, anche il Caravaggio rubato in un istituto cattolico a Palermo è stato rubato lì, è passato anche da casa Badalamenti, tagliato a pezzettini e poi non si sa dove è andato a finire. Ecco, ci siamo noi, la società civile. Allora guardate, noi dobbiamo raccontare queste storie ai ragazzi, dobbiamo trasmettere questo messaggio di fiducia
e di speranza, perché le chiacchiere non servono più a nulla. Guardate il casolare dove è stato ucciso Peppino, compreso il caseggiato, un altro edificio che, pensate un po', che per sbaglio è stato confiscato, è rientrato nella confisca, non doveva entrare nella confisca perché era un'eredità della famiglia Badalamenti. Gli avvocati dei figli di Badalamenti lo rivolevano indietro, non ritornerà più indietro nemmeno questo, ma non perché abbiamo fatto l'ingiustizia, perché il comune gli aveva speso 400.000 euro e l'aveva affidato pure a noi come casa memoria, e in base all'articolo 46 del codice mafioso, che prevede che in questi casi di errori avviene il rimborso per l'equivalente dell'origine del bene. Gli è stato pagato da parte del comune, però lì ci siamo noi, non c'è la famiglia Badalamenti. L'ultima cosa è il casolare. Lì c'è stato l'ultimo respiro di Peppino, perché sapete benissimo che Peppino non è stato ucciso in un normale agguato mafioso, è stato sequestrato da un comando di killer mafiosi che lo hanno portato all'interno di un casolare, alle periferie del paese, lo hanno tramortito. Con le pietre, abbiamo trovato le pietre macchiate di sangue del suo gruppo sanguigno, e poi il suo corpo viene posto lungo i binari della ferrovia accanto al casolare, con una carica di dinamite lo hanno fatto saltare in aria perché dovevano farlo passare per terrorista, perché lui aveva delle idee politiche. Però avere delle idee politiche non significa essere d'accordo con i terroristi, perché le Brigate Rosse erano dei sanguinari, non hanno prodotto nulla. Non seguivano una vera ideologia politica. Peppino invece sì. E allora in questi casi, in base alla famosa strategia della tensione che portava avanti un potere costituito, un potere politico, molti giovani che protestavano, che non la pensavano in un certo modo, siccome scomodi, venivano considerati pure terroristi. Allora la mafia ha capito: organizziamolo in questo modo. Guarda caso, il delitto avviene lo stesso giorno che viene ritrovato il cadavere dell'onorevole Moro, sempre ucciso dalle Brigate Rosse. Bene, ritorniamo al casolare brevemente, poi veramente mi avvio alla conclusione. Quel casolare era proprietà di un farmacista ricchissimo, amico dei mafiosi, che non voleva mollare. Guardate, c'erano le ruspe che dovevano abbatterlo, non so che cosa dovevano fare. Noi subito interveniamo, blocchiamo le ruspe. Io ho una denuncia per interruzione di cose pubbliche, lì non, speriamo che non mi mandano al 41 bis, ma ritorniamo alla disubbidienza civile. Ecco, queste sono forme di disubbidienza civile. Perché noi non abbiamo usato violenza, eravamo lì, un peso morto, che bloccavamo le ruspe, e l'abbiamo salvato quel casolare, perché dopo quell'azione di disubbidienza il comune gli dà un vincolo, in base a quel vincolo la regione lo espropria, e in questo momento ci sono i lavori di restauro e verrà consegnata a noi fra qualche mese. Ecco, guardate, anche lì non c'è più il farmacista, non ci sono i mafiosi. Allora, qual è il mio esempio sulla memoria? Due episodi importanti, uno storico, l'altro è quello recente del casolare, dove abbiamo salvato una memoria storica, l'altro fa parte un po' della nostra storia, che si lega alla memoria collettiva, universale, globale. Guardate, se per caso l'Armata Rossa, i sovietici, i russi, chiamiamoli come vogliamo, ritardavano ancora qualche giorno ad arrivare in quel campo maledetto, diciamo maledetto, a me vengono i brividi, i nazisti, i fascisti, lasciamo stare i tedeschi, ma i nazisti, i fascisti stavano passando alla distruzione totale, alla cancellazione totale di ogni prova. È arrivata l'Armata Rossa e si è salvata una memoria storica. Allora io vi voglio fare riflettere su una cosa: se avveniva il contrario, sia col casolare sia con Auschwitz, oggi qualcuno ci poteva venire a dire che la Shoah ce la siamo inventati noi, che l'omicidio di Peppino impastato ce lo siamo inventati noi. Ecco, questo tentativo c'è stato, però non può passare, perché ci sono luoghi materiali, luoghi concreti, perché se non c'è un luogo materiale che si può toccare con mano, se una storia non si racconta,
quella storia rischia di sparire, così come rischia di sparire la memoria del, di tutto, la memoria collettiva che appartiene a tutti noi. Allora stiamo attenti, difendiamo la nostra memoria. Grazie. Grazie a te Giovanni, soprattutto per la passione che abbiamo visto nelle tue parole, abbiamo ascoltato attraverso le tue parole e un po' è sembrato di riascoltare Peppino. Pensiamo, possiamo pensare a lui, ecco, a quel ragazzo che con coraggio, determinazione non si girava dall'altra parte rispetto a quelle che sono le situazioni di opacità, ma che affrontava, parlavi di disobbedienza civile. Bene, possiamo dare la parola a voi con interventi insomma brevi, in modo da... C'è qualcuno? Sì, c'è Pasquale, volevi? Sì, prego Pasquale. La lotta alle mafie è un tema di grande importanza nella società contemporanea. Questi gruppi criminali organizzati sono spesso responsabili di attività illegali come traffico di droga, corruzione, estorsione, omicidi. La lotta alle mafie è una questione che coinvolge non solo le forze dell'ordine, ma l'intera società. Il primo passo per combattere le mafie è l'educazione e la sensibilizzazione. Bisogna essere consapevoli del fatto che le attività delle mafie sono dannose per la società e devono essere contrastate. Io, da studente, sostengo fermamente che nelle scuole dovremmo essere educati sui pericoli delle mafie e sulle loro attività illegali. L'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva è fondamentale per formare i giovani consapevoli e responsabili, in grado di comprendere le complessità delle questioni sociali e di partecipare attivamente alla vita democratica del paese. In particolare, l'educazione alla lotta contro le mafie può contribuire a sensibilizzare gli studenti sulla presenza e sugli effetti della criminalità organizzata nelle società, promuovendo la conoscenza dei valori della legalità, della giustizia e della solidarietà. Inoltre, possono apprendere la storia della lotta alla mafia e delle persone che hanno scelto di combattere, proprio come Peppino Impastato, sviluppando così la consapevolezza dell'importanza di impegnarsi attivamente nella difesa della legalità. Per i giovani, ascoltare i racconti della lotta alla mafia può avere diversi significati e impatti. Può contribuire a sensibilizzare sulla presenza della mafia nella società e sui suoi effetti negativi sulle comunità, sulla giustizia e sulla democrazia. Inoltre, può aiutare a comprendere la storia della lotta alla mafia e gli sforzi di coloro che hanno cercato di combatterla, mostrando l'importanza di essere cittadini attivi e impegnati nella difesa dei valori democratici e della legalità. Ascoltare i racconti di persone che hanno lottato contro la mafia rappresenta un'opportunità di ispirazione e di motivazione per i giovani, che possono trarre esempio dal coraggio e dalla determinazione di coloro che hanno scelto di opporsi alla mafia, spesso mettendo a rischio la propria vita. Infine, ascoltare questi racconti contribuisce a promuovere la memoria e il ricordo delle vittime della mafia, aiutando a mantenere viva la consapevolezza dei loro sacrifici e della necessità di continuare a combattere la criminalità organizzata. Ma non basta. Guardando in maniera più ampia questo argomento, non lo si può minimizzare all'intervento delle generazioni future, perché la lotta alle mafie deve coinvolgere anche la società civile. Ciò significa che tutti, dalle aziende ai cittadini comuni, devono fare la loro parte per contrastare le attività delle mafie. Le aziende devono rifiutare di fare affari con le mafie e i cittadini devono denunciare le attività sospette alle autorità competenti. Peppino Impastato è stato un esempio di coraggio e di impegno civile e politico. La sua storia è diventata un simbolo della lotta contro la mafia e della necessità di avere una società più giusta e libera. Non lasciamo che tutto ciò per cui lui, come tanti hanno lottato, si lasci sgretolare. Grazie. Signor Impastato, io volevo chiederle se le va, insomma, se ci può raccontare, visto che si parlava dei tentativi di insabbiamento, di, insomma, di ciò che è successo, se ci può raccontare quali sono stati, cioè qual è stato il percorso che lei e sua madre Felice avete fatto dopo l'assassinio per far emergere, insomma, la verità su quello che era successo, su chi era stato veramente, anche a livello giudiziario, insomma, qual è stato l'iter per far emergere tutto? Risponde subito. Sì, la domanda e risposta, sì, perché se no ci disperdiamo, poi io dimentico
Allora, il percorso che noi abbiamo fatto. Allora, noi quando è stato ucciso Peppino eravamo soli. Eravamo tutti contro di noi, i giornali, lo Stato, le istituzioni, gli organi inquirenti, proprio tutti. Non c'era un intellettuale che ci ha aiutato, che ha speso una parola per noi. Questo subito dopo che è stato ucciso Peppino, perché si guardavano bene a prendere una decisione, a dire le cose come stavano, perché veniva considerato un terrorista. Cioè le forze dell'ordine in mala fede, non in buona fede, hanno spostato le indagini in un'unica direzione, che era quella dell'attentato terroristico. Guardate, una cosa impressionante, non hanno tenuto conto minimamente delle denunce che faceva Peppino, del lavoro che aveva portato avanti, cioè non ne hanno tenuto conto per nessunissima ragione, malgrado per loro la nostra insistenza. E che cosa succede? Non so se lei ha visto l'ultima sequenza del film I 100 passi, che in pratica dopo l'uccisione di Peppino si materializzano i mafiosi, vengono a casa nostra, dove chiedevano a mia madre di dare l'ok per una vendetta. Ma loro non ce ne fregava nulla di Peppino, per dirle quello che abbiamo fatto noi. A loro interessava acquisire credibilità all'interno di Cosa Nostra con un'azione criminale. Ecco, dovevano, magari si inventavano qualcuno, però in base al codice mafioso, perché loro i codici li rispettano, che cosa succede? L'ultima parola per dare l'ok alla vendetta aspettava mia madre. Guardate, mia madre ha detto no, non voglio vendette, quello che avete visto del film è reale, andate via. Questa è una storia che non vi appartiene per nessunissima ragione. Ecco, lei ci ha salvato tutti, perché una vendetta provocava delle reazioni terribili, delle faide, dove io non sarei qui a parlare con voi. Quella donna ha salvato e ha dato una svolta importante alla nostra storia. Però ancora non è finita, ancora non è finita. Perché lei praticamente fa questa scelta importante tutto questo. E si rivolge alla giustizia, si rivolge allo Stato, alle istituzioni, che gli chiudono la porta in faccia. Guardi, signora, si rassegni perché suo figlio è un terrorista. Addirittura sottosegretari chiedeva, lei non chiedeva soldi, ma chiedeva riconoscimento per la figura di Peppino. Niente, tutte le porte chiuse. Allora questa donna si poteva benissimo fare marcia indietro e rivolgersi di nuovo ai mafiosi per dire lo Stato mi ha chiuso le porte, la giustizia mi ha sbattuto le porte in faccia, aiutatemi voi, portatemi l'assassino del figlio in un piatto d'argento, come è stato molto tempo fa. Portatemi l'assassino del figlio. Lei non lo ha fatto. Si è aggrappato a quel poco di buono che ancora c'era nella giustizia. Guardate che lei ha incontrato tutta una serie di giudici, perché poi era arrivata in un certo senso una svolta, che siccome noi non facciamo di tutta l'erba un fascio, in questa storia ci sono stati dei giudici che ci hanno aiutato, degli investigatori che hanno tentato di aiutarci, però anche loro non potevano fare nulla, perché puntualmente venivano uccisi uno dopo l'altro. Ecco quello che abbiamo fatto. Noi abbiamo incontrato il procuratore Costa, che finalmente, rispetto al procuratore precedente, pensava di dare una svolta alle indagini. È stato ucciso poi, ma anche il suo sostituto, che si chiamava Domenico Signorino, la stessa cosa. Ucciso pure lui. L'inchiesta passa al consigliere istruttore Rocco Chinnici, sicuramente anche per altri motivi, non soltanto per questo motivo. L'inchiesta passa al suo a Rocco Chinnici, col vecchio codice, era consigliere istruttore. Pure lui viene ucciso con l'autobomba, lo fanno saltare in aria.
E guardate, a questo punto tutto sembrava compromesso. Le persone che ci dovevano dare ragione venivano uccise uno dopo l'altro, per poi arrivare al giudice Capolmetto, che momentaneamente archivia l'inchiesta. Dopo che archivia l'inchiesta, praticamente dopo qualche anno, archiviare non significa che di quell'inchiesta non si deve parlare più, si mette da parte, se arrivano riscontri precisi si può riaprire. È successo questo perché mia madre parla del viaggio di mio padre negli Stati Uniti. Non so se l'avete visto un po' nel film I Cento Passi, scusate se vi cito il film, però sono delle cose reali. Quando mio padre ha saputo che Gaetano Badalamenti aveva deciso la condanna a morte di Peppino, vedete che mio padre l'aveva ripudiato il figlio, lo aveva buttato fuori di casa perché non tollerava il fatto che lui parlasse male dei mafiosi. Peppino è stato quasi un bel po' di anni fuori, a 18 anni, 19 anni, cioè è stato buttato fuori di casa, fino a 30 anni, pensate un po', e non si è arreso. Però quando mio padre poi ha saputo da Badalamenti che già c'era in corso la sua condanna a morte, lui non accetta il verdetto, si reca negli Stati Uniti in cerca di protezione per il figlio. Guardate, va a parlare con la cugina americana, col cugino americano, dove gli dice: prima di uccidere Peppino debbono uccidere me. Guardate, il padre che poi si converte, diciamo, e va bene, che cosa succede? Che lui ritorna con la cravatta, che la cravatta era un regalo, il presente dei mafiosi americani, degli amici americani, diretto a Tano Badalamenti, con un messaggio preciso: se tu non esegui i nostri ordini potrai morire sozzato dal nodo di questa cravatta. Badalamenti la rifiuta perché lui era forte, perché non c'erano più rapporti decisionali fra la mafia sicula e quella americana, c'erano soltanto rapporti di affari. Il rifiuto della cravatta di Tano Badalamenti è stato già il messaggio di morte per mio padre, perché mio padre era un criminale inserito all'interno di Cosa Nostra, era punciuto, vincolato dal giuramento con la mafia, ecco, era vincolato col giuramento della mafia, e in pratica lui doveva uccidere il figlio, non si poteva permettere di tentare di salvarlo, perché lui ha tradito Cosa Nostra. Infatti prima uccidono lui e poi uccidono il mio padre. Guardate che se io in questo momento dico che mio padre si è macchiato di alcuni crimini, vedete che non è una mancanza di rispetto o di affetto nei suoi confronti, parliamoci chiari, chiaro, non vorrei essere diseducativo di fronte ad alcuni ragazzi che mi ascoltano, è stato un modo di non condividere, il nostro è stato un modo di, la rottura è avvenuta perché non abbiamo condiviso le sue idee e il suo codice comportamentale che era quello del mafioso, però non abbiamo mai mancato di rispetto al nostro padre. Parliamoci chiaro, e lui poi alla fine muore da uomo, non muore più da mafioso, perché chiaramente ha fatto una scelta importante, quello che non avviene oggi. Ecco che mi dilungo un po', perché oggi io pensavo di trovarmi più avanti, soprattutto in Sicilia, ma mi devo un po' vergognare, perché quello che è successo con la cattura, la latitanza di Messina Denaro è stato qualcosa di vergognoso. Quest'uomo che per 30 anni cioè vive nel suo territorio, coccolato, se lo coccolavano i piccoli imprenditori, i piccoli industriali, quelli amici della Confindustria, se lo coccolavano tutti, cioè il barista che la mattina gli offriva il cappuccino, gli serviva il cappuccino, se lo coccolavano praticamente il medico che gli faceva le ricette di impegnativa, le faceva le impegnative e sapeva che era il nome di un'altra persona che lui conosceva. E guardate, la cosa clamorosa è stata la maiuscina, è terribile una cosa, protetta pure dalla preside, che sapeva pure che era l'amante di Messina Denaro. Ma signori miei, ma che cosa, come dobbiamo risolverlo questo problema? Quale avvenire lo possiamo dare ai nostri figli? Guardate che io ho scritto una lettera alla figlia di Messina Denaro, a Lorenza, non so se qualcuno di voi l'ha conosciuto questa lettera, è stata pubblicata dal giornale La Repubblica. Siccome lei dice sempre di ripudiare il padre,
Il problema è, non è ripudiare il padre, io glielo ho scritto nella lettera, non è questo il problema, tu non lo devi ripudiare, anzi tu gli devi stare vicino in un momento del genere che lui sta male. Portarsi che il tuo amore, il tuo affetto, lo possa, con la tua vicinanza, lo possa convincere lui a pentirsi, ma non perché c'è una legge che lo aiuta e lo agevola, a pentirsi per gli errori che lui ha fatto. Allora è inutile che tu dici il ripudio, il problema non è questo, tu devi dire altre cose, come abbiamo detto noi con nostro padre, con nostro zio, con la nostra famiglia mafiosa, dove chiaramente, apertamente, tu devi dire: mio padre si è commesso di grossi crimini, e allora bisogna che lui si penta di tutto quello che ha fatto, e dobbiamo ammettere quello che è successo, non nascondere sempre e giustificare. Non so se voi conoscete una frase di quel libro di Gesualdo Bufalino, che è un nostro scrittore siciliano, che lui sosteneva che la mafia verrà sconfitta da un esercito di maestri elementari. Ma se i maestri elementari sono questi, io ho già qualche dubbio, me lo pongo. Cioè, Bufalino si rivolterebbe un po'. Non si può generalizzare. No, ma infatti non sto generalizzando, infatti io. Dico, se per caso. Sì, lo so, una. Io non è che sto criminalizzando le maestre per ora. Se lei legge il libro, veda come parlo io della mia maestra, delle maestre. Io ho voluto fare un discorso dicendo che se le maestre sono queste, mi guarderei bene. Meno male che non sono queste. Ecco, e non volevo. Lei è una maestra, forse. No, non volevo, ma non maestra. Non volevo criminalizzare affatto le maestre, però volevo fare un ragionamento chiaro. La preside non è che sono tutti uguali alla preside, certo, che la copriva, perciò dobbiamo criminalizzare tutte le dirigenti scolastiche. E appunto, e allora non ci siamo, non era questo il mio ragionamento. Per dire, ritorniamo brevemente alla domanda che mi faceva lei, perché se no la facciamo veramente lunga, poi calano le tenebre, poi non la dobbiamo, io devo ripartire. Allora dicevo questo, quello che noi abbiamo fatto, abbiamo assunto questo ruolo di denuncia, abbiamo seguito tutta la vicenda giudiziaria, e mia madre è stata una di quelle che ha raccolto l'eredità di Peppino, ha continuato in quel modo lì, è andata avanti, in casa memoria l'ha voluto lei, ha denunciato gli assassini del figlio costantemente. Però quanto riguarda mia madre, quanto riguarda noi, poi il lavoro che abbiamo fatto non è stato poco, però io chiuderei con un messaggio forte che ha lasciato nostra madre durante le ultime udienze del processo, quando praticamente nelle ultime udienze lei doveva rispondere a delle domande perché si stava chiudendo il processo, e lei nota subito dopo il rito del giuramento, nota uno schermo gigante con l'immagine di Tano Badalamenti, l'assassino del figlio. Lei alza la mano e punta il dito contro quell'immagine e pronuncia questa frase: sei stato tu ad uccidere mio figlio. Allora noi siamo rimasti tutti allibiti, nel senso che quella frase è stata pronunciata con molta, cioè da una donna sicura di se stessa, in pace con se stessa per quello che aveva fatto per il figlio, tranquilla, ma anche serena. Guardate, la cosa sana, sanissima: sei stato tu ad uccidere mio figlio. E in quella frase abbiamo tutti notato che non c'erano né sentimenti di odio, né di vendetta e nemmeno di rancore. Ecco, quel criminale ha abbassato gli occhi, non si è potuto più difendere, perché se lei si presentava come una madre, mi dispiace dirlo, un po' isterica, ma se lo può permettere una mamma di essere in questo modo con il figlio che gli portano a pezzettini? Invece lei no, è stata umile e molto razionale. Nello stesso tempo, guardate, vi sembrerà sano, ha trovato la forza per avere rispetto per quel criminale, ha avuto rispetto per quel criminale che gli ha ucciso il figlio. Ecco, questa è stata la nostra forza, perché l'odio, la vendetta, il rancore non ci portano da nessuna parte, non ci fanno ragionare. Se oggi noi siamo arrivati a questo punto, grazie a tutti.
Per rimanere nei tempi, forse una o due domande ce la facciamo a farle ancora, se c'è qualcuno che ha... Ivan vuole leggerci una cosa. Dai, Ivan. Ma buffa, mi posso mettere qua? Sì, ok, ci siamo? Ok, aspetta, ok. La mafia è un'organizzazione criminale che attraverso atti di violenza crea un grande danno al nostro paese e alla nostra libertà. Una forza che va quindi combattuta e contro cui tale persona onesta come i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino hanno donato la vita, tra cui abbiamo il fratello di Giovanni Bastardo, Peppino Bastardo, che è stato assassinato il 9 maggio 1978 ed in questa data si celebra la morte di questo grande autore. La mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine. E mo leggo la citazione di Papa Giovanni Paolo II. Che ci sia concordia, Dio ha detto una sola volta, non uccidere. Non può l'uomo, qualsiasi uomo, qualsiasi umana agglomerazione mafia, non può cambiare calpe. Il diritto santissimo di Dio, questo popolo siciliano talmente attaccato alla vita, popolo che ama la vita, che dà la vita, non può vivere sempre sotto la pressione di una civiltà contraria, civiltà della morte. Nel nome di questo Cristo crocifisso e risorto, di questo Cristo che è vita, via, verità e vita, lo dico ai responsabili, convertitevi una volta, un giorno per il giudizio di Dio. Grazie a tutti, un grande grazie alla dottoressa Ruggeri, a Giovanni Bastardo, a tutti i giovani, al vescovo, al Ciro, alla professoressa Donatina Presa, a tutti i giovani che sono qui presenti. Grazie a tutti per aver partecipato. Buonasera. Sì. Ringrazio il professor Impastato per questa sua presenza e per le parole che ci ha regalato. Io riflettevo sul concetto di legalità a cui lei faceva cenno e a questa forse necessaria revisione, no, di questa interpretazione sulla legalità. Ecco, io lì volevo arrivare. Lei l'ha coniugata con la parola democrazia, con la parola non violenza, mi permetto di dire con la parola coscienza, civica. E mi ha fatto impressione il fatto che Peppino, suo fratello, a un certo momento della sua vita ha deciso anche di candidarsi, mi pare, al ruolo di sindaco di Cinisi. Consigliere comunale. Quindi forse riteneva che attraverso lo strumento democratico, di cui già siamo dotati in qualche misura, sia possibile intraprendere una strada nuova e che non sia necessario fare delle rivolte. Probabilmente bisogna, credo, riavvicinarsi al nuovo modo di fare politica. Io le chiedo, lei la vede questa possibilità di rigenerare la politica? E al tempo stesso recupero quella posizione di l'autore che ha citato, Gian della Civetta, Leonardo Sciascia, il quale in un appendice al libro diceva, si lamentava del fatto che in quel momento il governo italiano sottovalutava la mafia e addirittura non la riconosceva. Noi abbiamo dovuto aspettare il 1982 per avere nel nostro codice penale il 416 bis, dopo un secolo di mafia. Allora mi chiedo, attraverso lo strumento democratico attuale è possibile recuperare una rappresentanza nelle istituzioni che ci consente di poter rigenerare una buona politica? E al tempo stesso il ruolo della stampa, noi come Italia siamo, ho letto adesso, il 50° posto sulla libertà di stampa, su 180. Siamo forse fra i 10 paesi più ricchi al mondo,
ma come libertà di stampa siamo al 60° posto. Credo che sia una vergogna questa. E allora, come facciamo a divulgare una cultura sana se la stampa è prezzolata? Grazie. Beh, sarò brevissimo perché soprattutto cioè, sì, sulla stampa, sì, è vero, purtroppo è prezzolata perché la comunicazione, cioè, siamo sotto una dittatura comunicativa sotto certi aspetti, perché la comunicazione è in mano a quelle persone che se lo possono permettere dal punto di vista economico. C'è poco, bisogna anche sfruttare bene questi mezzi telematici di comunicazione, che spesse volte pure quelli vengono sfruttati male. Bisogna sfruttare tutte quelle cose che usava Peppino in quegli anni, il giornale d'Idea, la radio poi successivamente che gliel'hanno bloccato e tutto il resto. Non mi dilungo molto sulla comunicazione, però sono rimasto colpito delle rivolte, cioè le rivolte non servono a nulla, dietro una rivolta non c'è un pensiero, c'è molta istintività, non c'è un progetto culturale, politico, vero e proprio. Più che di rivolte, noi dobbiamo parlare di rivoluzioni morali, sociali, che possano cambiare un po' il nostro contesto culturale e sociale. Vedete, perché noi siamo arrivati al punto che oggi non si fa altro che bandire le idee. Non so se vi è capitato questo. Cioè, niente idee, ci devono essere le persone, devono contare. È sbagliato. E siccome abbiamo delle belle persone, dobbiamo fidarci, dobbiamo contare su di loro. No, noi dobbiamo riprendere le idee, sul vero senso del termine, legate a quel contesto sociale, culturale, a quell'ispirazione ideologica, politica, che è la nostra Costituzione italiana, che è il punto massimo della democrazia in questo paese. Ecco, bisogna ritornare a queste idee. Ecco, poi l'altra cosa che non riesco, si sta perdendo tutto, perché si dice che si parla di politica, ma questa che noi vediamo, io non la considero una politica vera e propria, ma la considero delle competizioni elettorali che sono diverse dalla politica, legate ai sondaggi, un sondaggio ogni quarto d'ora e bisogna muoversi in base all'umore della gente, all'umore di quello che passa il convento. Ma che politica è questa? Ma dico, ma signori miei, la politica è qualcosa di sublime, di nobile, è qualcosa legato ai diritti, ai doveri. Addirittura, se non sbaglio, Paolo VI diceva che la politica deve essere una carità cristiana. Esatto. Ecco, ricordo bene, non volevo confondere magari con qualche altro papa. Guardate, allora stiamo un po' attenti da questo punto di vista. Poi per quanto riguarda le istituzioni, ecco, non posso approfondire molto, poi ad ottobre quando ritorno facciamo un altro incontro. Per quanto riguarda le istituzioni, guardate, noi che possiamo apparire, dico noi, il gruppo di Peppino, Casa Memoria, quello delle battaglie che abbiamo portato avanti, possiamo apparire un pochettino brutti, un po' sporchi, un po' cattivi, un po' comunisti, un po' quello che vogliamo, diciamo le cose peggiori, mettiamoci le cose peggiori, che poi non sono quelle peggiori, però noi abbiamo sempre dimostrato nei fatti, nelle prove, che abbiamo avuto un grande rispetto per le istituzioni. Abbiamo chiesto i processi con le condanne, abbiamo chiesto giustizia, abbiamo ottenuto la commissione antimafia che si presenta a casa nostra per quanto riguarda la vicenda dei depistaggi. Peppino credeva nelle istituzioni, più di una volta è stato candidato nelle liste di Democrazia Proletaria. È stato candidato alle regionali, si è candidato anche alle comunali e poi alla vigilia dell'elezione è stato ucciso. Questo significa credere nelle istituzioni, avere rispetto per le istituzioni. Però vi dico una cosa, noi abbiamo avuto rispetto per le istituzioni, però guardate, invito pure voi a farlo. Noi non dobbiamo avere nessun rispetto invece per quelle persone che non meritano affatto di rappresentare le nostre istituzioni. Bene, vista l'ora forse dobbiamo avviarci. Sì, sì. Grazie, grazie. Sono, eccellenza, sono tante le parole da digerire.
e tante anche le parole di speranza, di apertura. Innanzitutto un grazie profondo, sincero, cordiale per questa testimonianza che ci ha consegnato questa memoria. E attraverso il grazie al professore Impastato, un grazie alla scuola, alla preside Ruggeri, alle sue docenti, a Libera, al sindaco, che hanno consentito questo incontro. Un incontro che secondo me ci riporta a tante suggestioni, sarebbe difficile concludere, non c'è da concludere nulla. Dico soltanto una risonanza a questo grazie, con una parola che non è mia, non è di un politico, ma è di Gesù Cristo. La verità vi farà liberi. Ecco, la verità e la libertà non si possono mai scindere. Credo che questa sia la via principale da percorrere, che ci porta tutti, al di là delle posizioni ideologiche, legittime, diverse, personali, culturali, la verità ha diverse sfaccettature, però la verità è sempre verità, è oggettività, è ricostruire i fatti. Ecco, io la storia di Peppino Impastato la conosco dal film e sicuramente mi ha colpito Peppino per la sua forza, per il suo coraggio, ma devo riconoscerlo, mamma Felice. Cioè chi mi ha colpito è stata veramente la figura rappresentata bene dall'attrice, credo, io non conosco mamma, però ecco, è stata veramente la consegna che ho ricevuto, una consegna che è importante, non arrendersi. Non arrendersi mai. E questa donna e poi il figlio, il professor Giovanni, ci dice questa serenità che l'attrice evidenziava in quel momento e questa determinazione a non cedere a quei sentimenti non solo di isteria che sarebbero legittimi, ma anche di odio, di rancore. Ecco, ascoltare queste parole per me vescovo, per me prete questa sera, per me cristiano, dalla voce di Giovanni Impastato ha un significato forte. È un appello a noi, perché se la mafia sta in Sicilia piuttosto che a New York o piuttosto che altrove, sta anche attorno a noi quando coviamo questi sentimenti di odio, di rancore. E poi l'altra suggestione forte, la coincidenza, io facevo la terza media, qualche mese dopo c'era l'esame di terza media, avevamo un incontro a Roma con Paolo VI, i ragazzi della CR, stavamo tutti nell'aula Nervi ad accogliere Paolo VI, però Roma era sotto una cappa di piombo per il fatto Moro. Ma non voglio tanto ricordare l'omicidio di Aldo Moro, voglio ricordare Moro nella prospettiva di Gero Grassi, l'onorevole Gero Grassi, il quale ricorda che Aldo Moro si è laureato in tempi brevissimi ed è diventato subito docente di diritto all'Università di Bari, durante quel periodo in cui l'Italia era soffocata dal regime, in cui in quel periodo era scritto non solo sui muri è vietato pensare. Allora ecco l'altro elemento importante, quindi la cultura, quindi la scuola, è importante che si dia la libertà di pensare, la libertà di pensiero. E Aldo Moro, dice questo onorevole Gero Grassi, che appena fece la prima lezione all'università disse buongiorno a tutti, al primo posto il diritto della persona. E lui in tutto il suo tragitto che lo ha portato poi alla morte è stato proprio il principio della dignità della persona, che è entrato nella nostra Costituzione, che è il grande orizzonte civico valoriale per noi italiani. Un orizzonte
che ci porta a focalizzare, chiamiamoli diritti, chiamiamoli valori, punti fermi da cui non dobbiamo mai retrocedere. E quindi questa figura della mamma mi ha colpito, questa forza interiore che non si fa vincere da questi sentimenti pur legittimi in situazioni analoghe, che ci insegna una via che mantiene insieme libertà e verità e diventa fortezza interiore, e poi l'esigenza del pensare, quindi della cultura. Ecco, in un passaggio il professore diceva: studiate, non dobbiamo morire sui libri, però è importante studiare, perché altrimenti non si vince nessuna battaglia, soprattutto oggi, dove il pensiero prevalente è quello acritico. Invece serve un pensiero critico, un pensiero intelligente, perché col pensiero critico e il pensiero intelligente si smascherano tutti questi tumori sociali che poi diventano anche sorgente di criminalità. La terza cosa è appunto legata a questo, è la richiamata, ed è Don Milani, la figura di Don Milani. Don Milani non è stato un prete antimafia, come si dice, non è stato come Don Beppe Diana, come Puglisi e come altri, però è stato un prete antimafia. Perché? Perché ha fatto scuola. Perché ha fatto scuola? Perché ha detto che non bisogna dire mi disinteresso, ma mi interessa. E questo è importante oggi recuperare. E quindi è importante questa sinergia che questa sera noi abbiamo creato in maniera, come dire, quasi spontanea, tra società civile, scuola, testimoni credibili, Chiesa. Oggi è importante rifare queste alleanze, altrimenti noi non riusciamo ad uscire da questa situazione, come dire, veramente di soffocamento etico, civico, valoriale che c'è. Pensiamo, me lo consentite, credo che sia legittimo da parte mia, la memoria di San Giovanni Paolo II, come è stata mistrattata in questo momento. La verità vi fa liberi. Ecco, io credo che tutti dimentichiamo che se Giovanni Paolo ha il titolo santo, ha subito un processo canonico. E allora gli armadi di San Giovanni Paolo II non hanno scheletri. Non hanno scheletri. Dobbiamo custodire la memoria. Quelle parole forti che anche, diciamo, hanno avuto un peso enorme, quelle di Giovanni Paolo ad Agrigento, mi pare, che veniva citata da Ivan poco fa, ecco, quelle parole poi ebbero anche un riverbero a Roma, ebbero degli attentati nella Basilica, mi pare, di San Giovanni in Laterano, in altri punti significativi. Cioè anche questo bisogna ricordare. Allora, custodire la memoria significa tutelare il presente e garantire il futuro. E io ringrazio il professor Impastato, ripeto, la scuola nella persona della dirigente, il sindaco e tutti voi che questa sera con la vostra presenza avete mostrato sensibilità, attenzione a questi valori grandi, a questi punti fermi che noi cittadini italiani abbiamo nella nostra Costituzione, che dovremmo leggerla, che dovremmo leggerla. Barth diceva che un buon cristiano doveva avere tra le mani la Bibbia e il quotidiano. Io direi che un cittadino italiano che si ritiene cristiano deve avere il Vangelo e la Costituzione e cammina sicuro. Grazie e buona serata. Ringraziarvi per la presenza. Voglio anche annunciare che con la diocesi, con la scuola, ne parleremo presto.
l'anno prossimo, a settembre, con le associazioni e l'amministrazione, ospiteremo il 29 di settembre Don Luigi Ciotti per un altro momento importante.